Bondi, buongiorno. Buongiorno. Allora, vi presentiamo immediatamente il nostro ospitone di oggi, perché insomma, giusto, è un uomo di forte presenza, sì. Alessandro Licalzi, chef appassionato di cucina. Blogger. Un blogger. Un blogger, un blogger. Ma che ha scoperto, blogger? Intanto è partito da Canicattì, giusto? Esatto, è passato per la Provenza. Per la Provenza, ho fatto dei viaggi in Germania e in America, sì. E sono ritornato a Lodi, che è vicino a Milano, e dove quindi, vivo. E vivi là, praticamente. E lì nasce l'Orso in Cucina. L'orsoincucina.it, che è appunto il blog del nostro Alessandro Licalzi, del quale poi parleremo nel corso del la nostra trasmissione. Devo dire grazie ad Alessandro, perché intanto hai portato la prima ricetta che faremo tra poco, che è uno dei miei primi preferiti. Ed è anche una ricetta che mi appartiene. Così, è una ricetta che mi appartiene perché rappresenta, credo, in pieno la mia sicilianità. E quindi la pasta alla norma. E poi invece la seconda ricetta quale sarà? La seconda ricetta è una band cake, cioè una ciambella al mandarino, frutto di stagione, sì. Siamo proprio nel pieno, e la particolarità, vedrete, perché è realizzata con buccia, semi e tutto, senza sprecare nulla, ed è anche con i semini ed è senza lattosio. Davvero? Quindi anche la frutta bisogna mangiarla, esatto. Non è detto come. Però l'importante è mangiarla. L'importante è mangiarla in qualche esatto. modo. E noi la mangiamo tutta senza buttare via nulla. Esatto. Secondo me poi la nostra Ilenia oggi farà festa. Non so, il nostro direttore sarà d'accordo. Perché quando ci sono dei primi così ricchi, Ilenia, wow! Cioè proprio lei, perché è goduriosa la nostra no. cuoca. Beh, rinunciare a un primo mi sembra... Brutto, vero? Mm-hmm. Ma anche un dolce. Allora, è uno stomaco a parte. Io quello. Riesco a rinunciare ai secondi, ma non ai primi e ai dolci. Come? No, io alla pizza, ai gelati, ecco, la pizza. Ai frutti, va bene, allora adesso facciamo la lista. Aspetta. Di quello che riescono a mangiare questi due. Vi do appuntamento a tra pochissimo, restate, due chiacchiere in cucina e cominciato. C'è Alessandro Licalzi che sta ballando come noi, ma la musichina. Con la musica si parla. Assolutamente. Sempre. Allora, attenzione, perché l'Orso in Cucina che avete visto e che è qui con noi oggi ci permetterà di iniziare veramente alla grande la nostra puntata. Tu che pensi di questo primo piatto, cara la nostra chef? Non so. Non ti piace tanto? No, non ho tanta fame di lemo adesso. Te la farò venire. Bravo Alessandro. Te la farò venire. Ma neanche con l'influenza io non... di melanzane. Non mi passa la fame, cioè una cosa... Pazzesco. Va bene, quello non ci preoccupiamo di questo. Invece preoccupiamoci di... Voi spostatevi per favore, sì, vieni, perché vado tutto. A lanciare quelli che sono gli ingredienti per la pasta alla norma. Impareremo proprio da un siciliano come si fa. 400 grammi di rigatoni, 500 grammi di pomodorini, pachino, una melanzana, aglio, basilico fresco, 200 grammi di ricotta salata, olio extravergine di oliva, sale e pepe, quanto basta, e olio di semi. Strano l'olio di semi, non me l'aspettavo. Allora, l'olio di semi lo usiamo per friggere, perché secondo me il è fritto più viene più asciutto. Ah, ok. Sì, anche se in Sicilia usiamo l'olio d'oliva per friggere. Tiene anche la temperatura, sì, no? Sì, io preferisco l'olio di semi. Per la melanzana useremo l'olio d'oliva per condire il sugo di pomodorini. Benissimo. Quello sì. Allora, questo è melanzana anche... lunga o tonda di solito? È indifferente? Melanzana lunga. Lunga. Melanzana lunga. Più saporita, meno sì, dolce. Più saporita, meno dolce. E in realtà facendola, preparandola subito, friggendo subito, io evito anche di fare la sfurgatura con con il peso. Sale, sì, esatto. Sì, perché la tagliamo a cubetti, certo. E sì. Quindi la friggiamo immediatamente. Perché una delle caratteristiche il della salato melanzana è che ha quel liquido che, diciamo, rende un po' amarognolo. Esatto. Però posso dire una cosa, che ultimamente le melanzane non hanno più quella nota così amarognola. Me ne sono accorto anche io. Io preferisco usare quelle variegate, che sono violacee e bianche, però non sempre si trovano. Diciamo che quelle lì sono proprio, per la di stagione. Ma tu usi anche quelle? Io uso anche quelle. Quelle sì, rigate. Sì. In generale mi piacciono molto Ho quelle capito. Rigate. Ok. Però, ma tu sai vabbè. Dove ci siamo conosciuti io e lui? No. Noi ci siamo conosciuti al primo, giusto? Primo. Al primo Sonia Social Brunch lanciato dall'antesignana di tutti i blogger, Sonia Peronacci, certo. A Milano. Ciao Sonia. Ciao Sonia. Ci siamo conosciuti lì con un pancake. Sì, certo. No, anche i biscotti, la volta dopo. È vero, la volta dopo i biscotti al miele. Ma eravamo io e altri, eravamo lì costantemente con questi biscottini, no? Sì. E lui mi fa, ti piacciono?
No. No. Avevo preparato dei biscotti al miele per uno degli sponsor della giornata. Sono stati mangiati tutti, ecco. Quindi vuol dire che... Lei o c'erano anche altre c'erano persone? C'erano anche altre. Ce ne erano tanti. Pensavo fossi stato solo tu. Va bene. Allora invece, scusa Alessandro, da circa 3 anni sei diventato un da blogger. Circa 3 anni, a furia di postare le mie ricette su Facebook, hai avuto un gli boom amici di mi hanno detto basta, non vogliamo più vedere le tue fotografie di cibo, e allora ho rimediato creando una pagina Facebook. Bello. Che nell'arco di 1 anno e mezzo ha avuto veramente un'esplosione, un bel successo, sì, certo. Circa 5.000 in 2 anni. Ma qual è il segreto? Follower. Perché uno inizia a, diciamo, crea il suo blog. Qual è il segreto per andare a colpire così tanto la fantasia di persone che poi diventano i tuoi followers? Ma no? Io ho puntato sulla mia semplicità, su quello che piace a me. Non seguo mode o varie tendenze. Tu fai dei tutorial anche in video? No, non faccio i video, pigrizia. Ma dai. Perché sono anche pigro. Perché saresti un personaggio, secondo così me. Bello, dico, no. Questo bel viso però sensolare. Però sono pigro a fare i video. Allora preferisco fare tutte le mie foto col telefonino. Perché chi è pigro anche in quei casi lì, no? E raccontare un po' quello che faccio. In realtà quello che posto sono le cose che piace mangiare a me. Ah, non necessariamente quello che fa... può piacere agli altri. Sì. E poi l'idea di realizzare appunto comfort food. Beh, ragazzi. Cioè quel cibo che... Ilenia è la fautrice del comfort food. Comfort food, questo... secondo me, è la cosa... Sono sempre triste. No. E quindi il comfort food è ogni secondo. Sì. Ma sai qual è la cosa diciamo bella? Che la tristezza mi è diventata un alibi. La cosa bella che è rivolta a tutti, ti scalda, diciamo, l'anima. È vero, io. Hai ragione. E poi la cosa bella di un blog, comunque facile da seguire, è l'idea che la casalinga, che magari esce a fare la spesa, rientra a casa, ha il tempo di poter preparare la ricetta. Hai ragione. In poco tempo. Bravo. Non deve diventare matta a preparare cucina e ricette che arrivano da tradizione mamma, qualcosa nonna. Da tradizione mamma nonna, tanto perché sono delle, la nonna era, non è più viva, assieme alla mamma che è viva, una gran cucinatrice. Ecco. E mi piaceva un po' carpirne i segreti, certo. E vedere quello che facevano. Certo. Carpirne i segreti. Vedevo, ricordo ancora, la nonna faceva sempre la pizza o il pane fatto in casa, mamma mia. E lo copriva con delle coperte di lana e mi piaceva proprio vedere. Guardate con che perizia Alessandro ha cosa succedeva, all'impasto che lievitava. Che e stavi lì a e osservare. Poi un po' mi piace viaggiare, quindi raccolgo un po' di aneddoti, di cose che assaggio in giro e cerco di riprodurle al meglio, certo. O comunque come piace. Allora, noi adesso abbiamo le melanzane pronte, cosa facciamo? Allora, abbiamo le melanzane pronte, le friggiamo in olio d'oliva. Benissimo, questo sarà già caldo, allora, tu sì, vai a occhio o vuoi un no, è caldo, mestolo? È caldo. Forse anche un po' troppo, Va benissimo. Che l'abbiamo sparato un po' di più. Sì, abbassiamo un po' la fiamma. Là. Ok, quindi prima si friggono le melanzane, scusami ma io mi sono un po' allontanata. Mentre friggiamo le melanzane, Ilenia ci ha già tagliato i pomodorini in 4. Sì, meno male che tu ti sei accorto perché ha visto solo che tagliavi le melanzane. No, ti seguo, ti... No, sì, ti che curo. Sto vedendo, scusa, dico sempre che sei bravissima quando ma prepari le robezze. Mi sembra piacevole anche prenderti in giro. Ma va, non lo fai mai, pensa. E allora prepariamo un sugo con i pomodorini, sì. Che anziché poi passarlo e farlo diventare proprio una salsa, preferisco lasciarli così un po' appassiti, un po' più a pezzettoni. Quindi che siano anche un po' più croccanti, che non sia... Sì, esatto. A me piace così il sugo Sai della che norma. Condivido. Allora, condivido. Nel sugo della norma non viene usata la cipolla, ma no. Bensì l'aglio. L'aglio. Solo esclusivamente l'aglio. E allora, per le persone che hanno problemi con l'aglio, noi lo lasciamo in camicia. Ah, e quindi si toglie. E quindi si toglie. Perfetto. Poi al momento in cui è cotto. Cosa posso fare? Andare via. Me ne vado, ecco, vedi che mi caccia subito. Ti do un contenitore con... Sai cosa puoi fare, Cri? Dimmi. Strappi un po' di carta assorbente. Certo. E ti faccio preparare questa per poi metterci le melanzane una volta appunto fritte. Va bene così, maestra? Sì. Bravissima. Ok, mettiamo lo spicchio, lo schiacciamo. Lo spicchio lo schiacciamo. Okay. E come dicevamo, lo lasciamo in camicia, cioè lasciamo la buccia, in modo da fare assorbire ai pomodorini il sapore dell'aglio. Ok. Guarda, facciamo anche un po' così. C'è chi anche, per esempio, va a strofinare semplicemente la padella. Sì, con, che è quello che l'aglio. Sto facendo adesso. Esatto. Però okay. Poi lo teniamo ancora un po'. Ancora un po'. Sì, ancora un po', in modo da dargli un po' il sapore. Poi sulla digeribilità
purtroppo alcune persone non lo digeriscono. Sì, e allora andiamo a toglierlo per questo. Ma tu non lo digerisci perché ti si ripropone l'aglio? No, dici? Perché proprio mi causa dolore allo stomaco. Dai. No, evidentemente... a me un po' mi si ripropone, però non dolore allo stomaco. Però penso che sulla cucina mediterranea è... Cioè ti rendi conto di aver mangiato troppo aglio perché ti accorgi che tutti si intorno ma a te si allontanano? No, per fortuna no. Conosco qualcuno che c'ha la piatella. Sì, conosco cioè, qualcuno che c'ha la quando piatella. Quando mangiate l'aglio, prima di mangiarlo, domandatevi: dopo incontrerò delle persone? Più tardi incontrerò, o mangiate la sera, domani incontrerò delle persone. Fatelo per amore delle persone che andrete a incontrare. Oh. Esatto. Che bello, guarda. E sì, aggiungiamo del basilico che è okay. Imprescindibile nella cucina siciliana. Assolutamente. Lo spezziamo in modo da fare uscire un po' anche sì. Gli oli essenziali che allora, ci sono dentro. Allora, siccome ci vogliono 12 minuti, no che devo mettere il sale. E 12 minuti per la pasta è meglio, ovvero buttarla. Mettici il timer, per favore. Sì? Bravo Enrico, non abbiamo ancora salutato oggi Enrico che è stato così carino. Ma non importa. Non so come mai oggi ma sia non carino. Importa, eh? Dai, lo non saluti so. Sempre. Lo saluto sempre. Sì. Sai che noi abbiamo una mission comunque nel 2019, sai Alessandro? No, questa dobbiamo manca. Trovare una fidanzata al nostro dovete direttore trovare. Di produzione. Sono 5 anni e ancora non l'abbiamo trovata. Non ci siamo ancora riuscite. Beh, credo che è lui che debba trovare una no, fidanzata. No, perché lui è un po' timido e poi ha, ma sai, un po' direbbe. Dei canoni di bellezza, insomma... Niente, ha detto vi prego smettetela, va bene. Dei canoni di bellezza un po' difficoltosi? Ma non lo so, secondo me è un alibi. Secondo me non si trova alibi. Proprio. Magari vorrebbe essere fidanzato con una di voi. Cioè vabbè tutto, dice, guarda, io, no. Sei tanto carino. Non ama la non ama questo e i funghi no, il pesce no. No, cioè io no, no cioè non è esiste. No, non io è mi tiro fuori. La verità vera è un'altra. Okay. Che lui ha veramente degli standard che, nei quali, cioè Ilenia e io proprio, ma neanche li sfioriamo quegli standard, capito? Effetti, a parte che siamo già sposate. Quindi... L'esigenza del direttore. Allora. Peccato, ha detto Enrico. Parliamo di altro. Sì. Che bastardino. Allora, andiamo avanti. Allora, dicevamo, stiamo facendo facciamo... appassire i pomodorini. Bravo, solo appassire. Solo appassire. Fra un po' togliamo l'aglio, così il sapore rimane, ma nessuno lo vede, nessuno lo sa. Esattamente. Non mettiamo la cipolla, come abbiamo detto. Sì. E poi, quando andremo ad impiattare, la melanzana la metteremo sopra al sugo. Ah. Non condiamo il sugo con la melanzana per non rovinarla, per non farla... Che si inumidisca troppo. Sì, perché la mettiamo perde... sopra e poi ognuno si condisce il... No, no, ma guarda, abbiamo anche tutto il tempo adesso. Peperoncino, una nota piccante sulla pasta, adesso non c'è. Del sale e un po' di pepe nero. Non mettiamo peperoncino. La cucina siciliana. La cucina siciliana, contrariamente a quello che tanti pensano, non è una cucina piccante. Ma dai. No, è fatta di pepe, è fatta di spezie, ma non di peperoncino. È come se tu mi avessi detto che Babbo Natale non esiste. È la cucina calabrese quella più piccante, ma noi non abbiamo una cucina piccante. È vero. Poi ovviamente fa parte della nostra cultura, c'è in parte lo si trova. Ma non è così piccante. Ma non è così piccante come tanti pensano. E infatti tu usi il pepe. Io uso il pepe. Uso il pepe nero macinato. A te piace comunque il piccante? Allora io amo il piccante purché sia gestibile, cioè devi riuscire a riconoscere il sapore di quello che stai mangiando, degli ingredienti. Perché quando il piccante copre le papille gustative non lo trovo, sì, assolutamente, cioè anche perché non te lo gusti poi. Se sto mangiando il pesce, un gambero deve sapere di gambero, certo. Oltre che di peperoncino o di piccante. Mi sono permessa. La giusta quantità, la giusta dose. La giusta quantità. Che colore meraviglioso. Io l'altro giorno ho fatto una pietanza che secondo me, insomma, cioè. Era un po' scivolata. Era un po' scivolata, sì. Non è stato piacevole. E alla fine avete cominciato, recuperi. A fine pranzo avete cominciato a parlare tutti. Sì, perché fai? Con la lingua che era triplicata. Abbiamo cantato una canzone di Jovanotti. L'hai detta, l'hai detta. Mi era scivolato un però po'. Però a me piace tanto. Sì. Sono. Sì. Anche a me. Credo che negli anni crescendo il palato si abitua comunque. Sì, penso adesso. Penso anch'io. Ma io l'esperienza più particolare l'ho fatta. Adesso Milano è diventata la moda dei io non voglio mettervi fretta, abbiamo un minuto dei locali cinesi con cucina tipica del Sichuan, per cui che, usano che piccantissimo, ti portano delle scudelle. Ma come fanno a mangiare quella roba? Lì è una delle poche volte in cui ho avuto difficoltà, avevo proprio sotto gli occhi sudato e non riuscivo ad andare avanti. Mi assento un attimo. Non riuscivo ad andare avanti. Però poi probabilmente
si sposa bene, certo, con tutto il resto degli ingredienti, riescono a creare proprio quella magia del piatto. Già. Insomma, come vedete, il nostro Alessandro Ricalzi proprio è l'orso in cucina, quello che ti dà anche un senso di sicurezza, di tranquillità, racconti le cose proprio come fossi a casa, no? Io lo adoro, è un grande comunicatore. Assolutamente. Perché la cucina è un po' anche quello, sentirsi, certo, a casa, certo, e poter comunicare le proprie emozioni. Assolutamente, ma qui a Due Chiacchiere in Cucina questo facciamo. Io mi assento un attimo, vado a comprare un pezzo di pane perché io questo lo sapevo. No, invece io, visto che tra poco vi faremo vedere il piatto finito, andrei di là perché siamo pronti a parlare ancora, importantissimo, di educazione alimentare. Dimmi che lavoro fai, ti dirò che cosa devi mangiare. Questo è quello che tu e Eleonora Buratti insieme a Carlo Giolo spiegate nella dieta dei mestieri, a parte appunto questa versione 4.0 che è aggiornata con delle cose sicuramente interessanti. Ma parliamo di mestieri del 600 e in particolare parliamo dei latrinai. Parliamo dei latrinai e di Bernardino Ramazzini, il grande, nostro è diventato un mito per me, questo uomo. Deve diventare un mito, perché non può essere dimenticato. Bernardino Ramazzini, padre della medicina del lavoro. I latrinai sono importantissimi, perché se non ci fossero stati i latrinai, se Bernardino Ramazzini non avesse incontrato i latrinai, non sarebbe nata la medicina del lavoro, oppure sarebbe nata ad opera di qualcun altro e molto probabilmente più avanti nel tempo. E quindi noi dobbiamo ai latrinai in assoluto le condizioni dei lavoratori del giorno d'oggi, che mi sembrano parecchio migliorate. Quindi tutti i suoi studi, gli studi sono partiti da lì. Ramazzini. Devo ricordare il suo nome, perché sì, è incredibile quello che ha fatto. Modenese, morto a Padova perché insegnava all'Università di Padova. Certo. E nel 600 i latrinai ti entravano in casa ogni due o tre mesi, perché venivano a svuotare appunto le latrine. Giusto. Esattamente. Quindi durante questa fase lui osservava i latrinai che erano a casa sua e si accorse che cercavano di svolgere questo compito in fretta ed erano particolarmente affannati. Addirittura lui lo disse con uno di questi ragazzi, dice: ma com'è che stai lavorando con questo affanno? Cioè, poi ti stanchi di più. E lui spiegò che stare sopra a questi vapori, al di là dell'odore sgradevole, certo, c'era proprio un problema legato agli occhi. Ah, mamma mia, proprio i miasmi. Sì, tant'è che poi nei mesi successivi, negli anni successivi, lui, Bernardino Ramazzini, aveva notato che questi ragazzi, molti di questi ragazzi, rimanevano ciechi e giravano per il paese chiedendo l'elemosina. Oh, caspita. Per cui ha capito subito che c'era una netta correlazione tra questo mestiere e il tipo di malattia sviluppata. Esatto, quindi nasce da lì. Quindi la velocità con cui cercavano di fare questo lavoro era perché speravano appunto di non avere danni. Certo. E non i polmoni, che strano. Io la prima cosa che ho pensato appunto l'odore, perché se vanno a svuotare le latrine ogni 3-4 mesi, buonanotte suonatori, voglio dire. Sì, allora, adesso la figura del latrinaio non esiste, certo, più, però ci sono alcune figure come l'operatore ecologico che possono in qualche modo essere riconducibili, ah, okay, per il via del rischio biologico. Perfetto. Allora noi cosa consigliamo, sì, a questi lavoratori che sono sottoposti a rischio biologico? Allora, innanzitutto di potenziare, rafforzare il sistema immunitario attraverso alcuni alimenti, quelli, i famosi congenial food, no? Esatto. Gli alimenti amici, sì, e alimenti in questo caso ricchi di glutatione. Il glutatione può dare una mano a rafforzare il sistema immunitario. Non è che posso andare a comprare un chilo di glutatione, no, dove lo trovo, Eleonora? Il glutatione si trova nelle mele, si trova nelle arance, si trova nei pompelmi. Fantastico. Nell'avocado, buono, nel famosissimo buono. Avocado. Ecco, l'avocado è importantissimo per il sistema immunitario, noi lo consigliamo ai nostri partecipanti. Quindi potenziare il sistema immunitario ti dà l'opportunità ovviamente di mantenere insomma una buona salute alla fin fine, no? Sì, certo, soprattutto per chi è sottoposto a rischio biologico, certo, quindi parliamo di quei lavoratori come gli operatori ecologici. Ma anche quelli che sono vicini alle famose vasche di scarico dei liquami e zootecnici, sì, anche che non sono proprio nel paradiso, come si dice. Esattamente. Esattamente. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie. Il tempo è finito, ma so che ritornerai, e questo è un appuntamento che Eleonora ovviamente ha girato a tutti voi, e io a tutti voi do appuntamento tra poco, so che ci sarete.
Ma la domanda è, nella norma, la pasta alla adesso norma... Adesso gli arriva un calcio su. Dimmi. No, andiamo a togliere l'aglio prima che lo dimentichiamo. Ecco, bravo Ale. Alessandro Licalzi, l'orsoincucina.it, questo blog seguitissimo, frutto di tanta passione ma anche di scuola, perché dopo vorrei che tu ci raccontassi della tua scuola all'Accademia Marchesi. Ma ho fatto un paio di lezioni. Ma che bello Marchesi, però. Sì, molto bello. Caspita, bellissimo. Io non ho fatto neanche quello. Diciamo che io ho questi corsi accelerati ormai da anni, che mio marito tenta di fare con me, ma va bene, non andiamo, importa, mi volete bene lo stesso. Beh, ma non li metterei mica proprio tutti qui. È bella la pasta, è bella, è buona. Dai che lo facciamo, dai che intanto andiamo avanti. Dove versiamo? Vai. Allora, versiamo i pomodorini. Sì, ha detto tutti Alessandro, tutti, mi piace tutti. Per te, che la pasta è buona quando è ben condita, no, ricca. No, dire tutti, allora ne ho dimenticato qualcuno. Mica. Perché ti dopo giustamente barbato, bellissimo dice, quel si spreca piatto la lì. Roba. Allora. Perché qua ce ne sta tanto. Che meraviglia, io amo quel piatto, adesso lo vedrete bene. Andiamo a condire bene. Piatto, è un piatto da portata meraviglioso. Che puoi metterci il tanto e il poco, ma sì. E pieno. Esatto, il raso. Vuoi un cucchiaione? Un cucchiaione sarebbe perfetto. Questo o cucchiaio? Guarda, va bene anche questo. E andiamo. Com'è la tua cucina, Alessandro? La mia cucina è grande. Tanta roba, abitabile. Tanti accessori, troppi. E credo che fra un po' uscirò io dalla cucina, perché non ci sta più niente. Ho la mania compulsiva di comprare piatti per impiattare, per le foto, strofinacci, tovaglioli, tutto quello che serve. Non capisco queste manie. Questo, e poi andiamo a concludere. Allora, aggiungendo. Andiamo a concludere aggiungendo le melanzane. Ok. Le mettiamo sopra e poi ognuno potrà condirla. A me piace, Alessandro, perché è molto abbondante nelle porzioni. O si mangia bene o non si mangia. Posso dirti che non è vero. Abbiamo nel finito frattempo, il tempo. Sì, dai, nel frattempo arrivano le melanzane, i nostri amici Ais Veneto. Qualche foglia di basilico. Con l'abbinamento con il vino giusto per questa pasta alla norma, allora, di Alessandro Licalzi. Crolla un po', crollerà ma un tranquilli po', la mangio però. Io. La mangiamo lo stesso. È crollata, wow, va bene, fa non nulla. Importa. E grattugiamo sopra la ricotta salata, che è, diciamo, la base della cucina siciliana. Della cucina siciliana e della pasta alla norma. Dai che andiamo a bere vino adesso. Ilenia, mi raccomando. No, ma aspetta un momentino. No, smetti di aggiungere, c'è il vino che ci aspetta. Ecco il nostro piatto. Un omaggio alla Sicilia con questa Ciao, ricetta. Veramente. Buongiorno Vitto. Ciao, come stai? Benissimo, ma soprattutto con le melanzane fritte. Eh beh, è la morte sua, no? No, è obbligo. È anche dell'epatocita, diciamo così. Sì, allora, ciao epatocita. Abbiamo fatto un connubio Veneto-Sicilia. Grazie. Veramente interessante, perché chiaramente il piatto che ha una persistenza gusto-olfattiva importante richiede un vino con una persistenza aromatica altrettanto importante. Allora siamo andati in Valpolicella, Fattori, Col della Bastia, annata 2016, prevalentemente Corvina al 65%, un po' di rondinella e poi i tipici vitigni della Valpolicella. Guarda quanto è bello il colore, con questa leggera trasparenza, il naso di piccoli frutti rossi, molto molto evidente. Lo assaggiamo subito. Grande piacevolezza, grande finezza. Il frutto rosso in bocca regala una piacevolezza incredibile. Cosa c'è nel piatto oltre a questo? C'è anche un po' di untuosità, perché la melanzana fritta, comunque, se fritta alla perfezione, un po' di untuosità c'è. E quindi il tannino in questo caso mi serve per ripulire un po' la bocca, asciugare un po' la bocca da questa untuosità. Ed è pronta ad accogliere un secondo boccone. Questo è veramente anche, diciamo così, questa nota particolare della Corvina, che regala queste note fruttate. È particolarmente piacevole anche nell'abbinamento. Poi il 2016, cioè. Beh, sai, il Valpolicella è un vino che regge anche nel tempo, questo chiaramente è un vino fatto per reggere ancora, sicuramente il colore lo vede già in evoluzione, ma sicuramente ancora abbiamo dei buonissimi margini di cosa. Questo è uno dei 2500 vini presenti sulla nostra guida online Vinezia, accessibile dal nostro sito www.aisveneto.it. 2500 vini. Cincina questa. Cincina. Perla.
aiuto, aiuto, c'è un orso in cucina. Ma non mordo. Ma non morde, assolutamente, anzi è di una simpatia, vero Ilenia? Allora, il nostro ospite di oggi è Alessandro Licalzi, ci ha già fatto sognare con la pasta alla norma, devo dire che qua in studio c'è un profumo, vabbè, non ho parole. Nessuno ha mangiato nulla per il momento. Niente, perché diciamo che Ilenia ha difeso quel piatto con il proprio corpo. Adesso invece siamo pronti. Siamo pronti a regalarvi la seconda ricetta firmata Licalzi, ovvero la torta di mandarini. Se gentilmente mi fate spazio alla lavagna, arriviamo a darvi gli ingredienti, che sono 5 mandarini bio, 180 g di farina 00, 20 g di maizena o farina, una bustina di lievito per i dolci, 3 uova medie, 160 g di zucchero, 80 g di olio di semi di arachidi e un pizzico di sale. Torta di mandarini. Prego. Che non può che essere buona, perché il mandarino è uno dei frutti di stagione. Anche dietetica, perché c'è frutta dentro. Ah, infatti. Beh, allora parliamo. E non ci sono grassi come burro, perché usiamo l'olio e non c'è il lattosio. È vero. E abbiamo tolto il lattosio. Come dicevamo all'inizio. Mm-hmm. Hai capito. Quindi diciamo che rimane una merenda o una colazione più leggera. Certo. Da dove partiamo? Beh, intanto si sbucciano i mandarini. No, no, assolutamente. I mandarini, usando per cui dei mandarini biologici, per quello che non, la pelle non è trattata, certo. Andiamo, diamo una lavata, li tagliamo in quattro, possiamo anche non togliere i semini e li mettiamo con un frullatore, un mini pimer, e li riduciamo in purea assieme all'olio l'olio di semi. Creando questa cremina che andrà appunto a sostituire il latte o eventuale burro. Quindi con la polpa, con i semini, ma anche con la buccia. Esatto, non buttiamo via niente, giusto le foglie. Molto, molto giusto interessante. Giusto le foglie. Allora, senza lattosio. Aspetta che ti prendo un tagliere. Venire in mente, aspetta che intanto i nostri chef si organizzano. Chiedo scusa ad Andrea se mi muovo un attimo, perché mi hai fatto venire in mente che tu hai collaborato con una diabetologa, la dottoressa Zelaschi. Esatto, con la dottoressa Zelaschi abbiamo realizzato 2 anni fa un ricettario per persone diabetiche, bilanciato a livello glicemico e calorie. E dove lo trovo? Il ricettario in realtà è stato commissionato da un'azienda che si occupa di prodotti per diabetici, fa destro stick, cioè misuratori per la glicemia, quell'anno lanciarono una applicazione dedicata al loro lettore di glicemia, per cui se ci si registra al loro sito si può accedere alle ricette da noi realizzate. Ma è un'app per dare una mano ai diabetici? È un'app per dare una mano ai diabetici ad avere un controllo, ma in realtà il destro stick, che è il macchinario con cui viene rilevata la glicemia, è di nuova generazione, per cui va attaccato al telefonino, per cui una volta che rilevi la glicemia, in automatico sull'applicazione viene fuori l'indice glicemico e poi da lì, registrandoti, hai accesso alle ricette. Tu ti sei perso e la nostra Ilenia è andata avanti. Lei è la padrona di casa, è anche giusto che sia così. Ma tu non sei nuova a questa cosa, perché tu hai lavorato facendo corsi di pizza per i bambini. Perdonami, questo con l'olio. Quello con l'olio. Metto a montare intanto anche... Allora, le uova e lo zucchero li montiamo in planetaria con, o con delle fruste elettriche. Mamma, che profumo. Mi piace il profumo del mandarino, mi sta aumentando la salivazione. Dicevo che non sei nuovo tu a queste cose, perché comunque hai collaborato anche per, non so, corsi di pizza per nella provincia di Lodi ho tenuto dei corsi con un'associazione consumatori, la Confesercenti di Lodi. Hanno organizzato dei corsi mamma-bambino per la festa della mamma. Che bello, hanno imparato a fare la pizza? Hanno imparato a fare la pizza. Quanto si divertivano? Ma guarda, credo che è una delle cose più divertenti, perché poi hai mani in pasta, piace, soprattutto perché poi alla fine c'è il prodotto finito e la soddisfazione è tanta. Senti, invece pane e zenzero, le decorazioni, anche per questo ci vuole un'abilità, per cui tu hai voluto un po' anche imparare... imparare e passare questa tua nozione per insegnare alle persone a fare tutte le decorazioni. Quella è una cosa che io faccio spesso per Natale, sì, le decorazioni del gingerbread, del pan di zenzero, fatte anche personalizzate con il proprio nome, con la scritta che si vuole, da poter regalare agli amici, e anche quello con i bambini, in collaborazione con la biblioteca di Graffignana, che è uno dei comuni di Lodi,
questo Natale abbiamo realizzato proprio un corso per bambini. Bello. È stato molto bello, molto, molto bello, divertente, molto divertente. Da, per i bambini e soddisfacente per noi che credo lo... che abbiamo permesso. Avuto, diciamo, abbiamo raggiunto la consistenza forse giusta. Fammi capire, esatto. ti va bene tenere qualche buccia? No. O sì, vuoi no, no, qualche buccia la teniamo perché poi è buona al giusto. Così quindi state basta? Dicendo che non è indispensabile che sia super frullato, ma ci siano anche dei pezzettini. Qualche pezzettino di buccia, buccia può rimanere, mandarino. Sì, esatto. Ok, allora, una parte è fatta. Andiamo ad aggiungere la farina alle uova, sì, e lo zucchero. Che puoi hanno raggiunto un, po' di più, penso. Sì, un composto spumoso. Ok. E alterniamo. Vuoi un cucchiaio? Sì, in realtà mi servirebbe anche un cucchiaio di amido. Di mais. Di mais. Questo ti dà una parte più soffice? Dà un po' di sofficità alla ciambella. Hai capito. Ne aggiungiamo un cucchiaio, okay, che sono circa 20 grammi. Che bravo. Possiamo aggiungere anche il lievito. E poi alterniamo la parte liquida alla farina in planetaria finché riusciamo a ottenere un composto omogeneo. È semplicissima. Se non si avesse una planetaria a disposizione si possono usare delle fruste elettriche. Ah, ok. Sì, 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 sì. Perché lo stesso in cucina, sì, anche sì, se sì, uno sì, non sì, è attrezzato. O altrimenti un frustino a mano è un pochettino più lunga, certo, la far montare le uova, però se si trova un volontario, mettiamo lei. Non farlo. Sì. No? Se avete tempo possiamo mangiare la pasta, visto che è così inoltrata la pasta. Ascolta, adesso andiamo a imburrare o oliare? Andiamo... Essendo una ricetta comunque, in questo caso senza lattosio, possiamo andiamo decidere. Ad oleare, possiamo oleare e aggiungere un po' di farina per okay. evitare che si attacchi. Oppure, se non ci sono particolari problematiche, possiamo utilizzare il burro. Ma in questo caso, come dicevi tu, poiché è una okay. ricetta senza lattosio, okay, perfetto. Continuiamo, usiamo un po' di olio di semi, spennelliamo okay. bene. Okay. Va bene. Hai capito? Eh sì, tesoro. Quante ma che cose. Bravi che siete. Vero. Mi piace come adesso lavorate insieme. Sembra che lavoriate insieme da sempre voi ci due. Ci costruiamo una Barbie e un Ken. Una Barbie, non parlando di Barbie. Che mi hanno proposto delle Barbie ultimamente molto molto all'avanguardia. Potremmo farne un brand. Potremmo farne un brand. Sì. Allora, col pennello, perché in questo caso abbiamo uno stampo che ovviamente ha un sacco di scanalature, sarebbe difficile far, diciamo, penetrare bene e passare tutta la parete interna dello stampo. No, più che altro perché questo ci evita il rischio che nelle parti appunto più sottili si vada ad attaccare l'impasto. Cosa che secondo me c'è sempre un lato positivo, perché quella parte che rimane lì è umida e tu con il dito vai a fare così e poi sì, lo mangi. Brava. Io adoro veramente, come quando andavo con alla fine, no, con cos'era, la mestolino, col cucchiaio andavo a pescare. Le spatole in silicone ma sono un'ottima soluzione per l'aiuto in cucina, però adesso purtroppo le ciotole sono troppo pulite. Capisco, infatti. Oh no. Come sono cassate le cose. Io aggiungerei anche giusto un cucchiaio di farina per evitare che si attacchi. Ascolta, ma tua mamma segue il tuo blog? Mia mamma segue il mio blog. Cosa dice? No, io non avrei fatto così. Mi dà tanti consigli. Dai? Mamma. Sì, mi cosa dà tanti ti dice? Consigli. Mia mamma mi dice, secondo me potresti fare così, oppure mi ripropone delle vecchie ricette della nonna. Ma com'è che da rivisitare. Ma come te lo dice? Con l'accento di Canicattì? Con l'accento di Canicattì. Dai, fammelo sentire. Ma penso che si sente. Alessandro, devi. Io non farei così. Io spalmerei. Un po' il mio accento traspare. Non farei così. No, è bellissima, questa è una cadenza meravigliosa. È proprio caratteristica. Certo. Allora, ci siamo. Piccola infarinatura, proprio per avere la garanzia che poi la vostra torta non attacchi. Allora, dopodiché versiamo tutto dentro. Sì. È di una facilità impressionante. Potrei farla anch'io. 5 minuti. Potrei farla pure io questa torta. Possiamo utilizzare avendo anche dei mandarini o delle arance se non abbiamo. Possiamo utilizzare anche delle arance. Io eviterei le clementine perché lasciano un po' il sapore più amarognolo. Che è più dolce il mandarino. Poiché teniamo la buccia, sì, la clementina rilascia un po' più di amarognolo. Ah, sì. Diciamo che la parte bianca dietro la buccia è più okay. è più presente nella clementina. Bravo, ha fatto bene a dirlo, perché questi sono tutti trucchi, consigli che a due chiacchiere sono diventati, diciamo, di ordinaria amministrazione. Possiamo usare l'arancia, ma io preferisco il mandarino, è più profumato. Certo. Lo si sente proprio tantissimo in cottura e dopo rimane tanto.
Dopodiché, versata nello stampo, la possiamo infornare a quanto? 180 gradi per circa 35 minuti, vale sempre la prova dello stecchino, okay, o di uno spaghetto, per vedere se il cuore è ancora umido o altrimenti asciutto. Io volevo solo chiederti una cosa, visto che abbiamo anche il tempo, grazie, sì, inforniamo. Si parlava prima dell'Accademia Marchesi, il grande Gualtiero che insomma tanta storia ha fatto, ecco, ma che effetto fa a uno chef appassionato, diciamo un appassionato di cucina, entrare in un'accademia così e cominciare a frequentare i corsi? Perché deve essere emozionante. Sì, emozionante, anche perché poi lui è stato presente, veniva a trovarci durante il corso, alla fine del corso, e a scambiare due chiacchiere. Quanti anni ha Gualtiero adesso? Gualtiero Marchesi è morto l'anno scorso. L'anno scorso? Credo che è mancato a circa Caspita, mi mancava 86, 87 anni. Sì, sì, però lungevo. Una scuola che continua ad avere una caratura. Una scuola che continua ad avere una caratura, che tiene presenti, credo, i principi del maestro. Certo. Che altro possiamo dire? Che bello. Marchesi e Marchesi. Marchesi. Allora, noi ci fermiamo un attimo perché abbiamo alcuni consigli ucci. Fai di pubblicità, come sai dire tu? Pubblicità. E visto che non c'era il tempo materiale per arrivare ad aspettare a cottura terminata la nostra torta ai mandarini, la tiriamo fuori già ma pronta. Ma sì, perché ce l'hai già preparata stamattina, quindi vi facciamo vedere esattamente come dovrebbe venire fuori. Eccola qua. Intanto guardatela. Ha un colore che è fantastico. Colore dei mandarini. E possiamo notare i pezzettini di buccia arancioni che creano... Avevi ragione però, con la frullatura un po' grezza che hai fatto sì, fare. Sì, si rimane, è carino per quello. Se mette un succo invece qua è bello trovare anche ascolta, io so che tu adesso la devi dare la tua bella nevicata sopra con lo zucchero, però mentre fai questa operazione volevo capire un pochino di più del tuo blog. Certo. Cosa dici? Intanto comincia pure. Allora, grazie. Noi andiamo a decorarla solo semplicemente con un po' di zucchero. Sì. O altrimenti potremmo fare una glassa all'acqua e anziché usare l'acqua usiamo zucchero a velo e qualche goccia di mandarino e la glassiamo, però è bella anche così con semplicemente lo zucchero a velo. Con le colature. Con le colature, però anche è bella anche così. Qui abbiamo tutti quanti questi canaloni, sono stupendi. La troviamo nel tuo blog questa ricetta? La trovate nel mio blog da venerdì. Benissimo. Venerdì, perché venerdì è il giorno in cui di solito pubblico i dolci. Benissimo. Ah, quindi tu hai un piano editoriale? Allora, in realtà il mio piano editoriale non c'era, era nato così, quello che cucino posto. Poi il dolce sui blog è una cosa che piace veramente tanto. Certo. E le fotografie dei dolci sono quelle più gettonate anche su Instagram. Sì. Per cui diciamo che da un anno a questa parte, con le mie follower, le mie casalinghe che mi seguono, che ti adoro, è un Cake Friday, cioè il venerdì è dolce, quindi diciamo che preparo delle ciambelle, dei dolci semplici che siano gestibili per le colazioni del weekend, sì, per cui non lo so, prepari questo, a meno che non sia golosi come me, sono capace di mangiarmelo in pochissimo tempo. Perché aspettare il weekend se puoi mangiarla subito. Durante il fine settimana è una buona torta per la colazione. Beh, è leggera. Però sul tuo blog diciamo sanno che ogni venerdì il dolce. Diciamo che da 2019 forse cambio un po' il piano editoriale, metterò un po' più di salato, però tendenzialmente il venerdì è dolce. Sono affezionati così. Quindi che struttura ha il tuo blog? Allora, il mio blog è durante la settimana un po' quello che mangio, che mi piace fare, quasi sempre dei prodotti lievitati, certo, pizze, focacce, sì, così, e aperitivi, quindi finger food, buoni, cose un po' veloci da realizzare, perché l'idea è quello di fare cose abbastanza facili e fruibili. Da avere amici poi, a casa, sì, il bello anche della condivisione. E il venerdì è il, dolce. Il giorno del dolce. Volevo fare una domanda un po' sciocchina, ma quanto usi il miele nella tua cucina? Il miele nella mia cucina è entrato a far parte da un po' di... da che ci conosciamo noi no, due. No, ma perché sei un orso e non poteva mai appunto, e appunto è nato proprio quel binomio orso e miele. Fantastico. In realtà lo sto usando tanto nei biscotti, ma anche quando faccio la pizza, anziché usare qualche cucchiaio di zucchero, metto qualche cucchiaino di miele. Sì, e visto considerato che una torta buona così merita un buon vino, se restate con noi vediamo immediatamente l'abbinamento che ci propone Ice Veneto.
vero che fa molto bene la vitamina C. Assolutamente. E quindi sì, dobbiamo mangiare tanti dolci che contengano, certo, vitamina C. Soprattutto se è una torta al mandarino. Vero. No? Mandarino di Sicilia, magari di Carini. Beh, zona tipica per il buoni? Mandarino. Buonissimi quelli di Carini, sì? Veramente. Sì. Assaggiati. Allora, grazie. Il vino è chiaramente dell'azienda Antinori, azienda storica, fanno vino dal 1400, siamo in Umbria, è un IGT Umbria nata 2014, Muffato della Sala. Muffato? Sì. C'entra la muffa? Sì, ma quella nobile. Infatti qui le uve vengono attaccate dalla Botrytis cinerea, in virtù del fatto che c'è un clima particolare. Siamo nell'alta valle Tiberina, al confine tra Umbria, Bassa Toscana e Lazio. Qui la mattina la valle è coperta dalla nebbia. Poi verso le 11 mezzogiorno, in virtù della temperatura che si eleva, chiaramente la nebbia va via. Allora la muffa non riesce completamente ad attaccare completamente l'acino, ma procura solo delle micro perforazioni che portano l'acino ad essiccarsi, quasi ad appassirsi. E questo innesca anche all'interno dell'acino una serie di reazioni biochimiche che portano alla formazione di grandi quantità di glicerina, una concentrazione degli zuccheri ma anche degli acidi. Chiaramente poi il lungo affinamento in legno e arricchisce ulteriormente il bouquet e gusto olfattivo del vino. Proviamo a metterci il naso. Senti questo profumo proprio di spezie orientali, di zafferano, di curry. Questo è proprio l'attacco della Botrytis sull'acino che dà poi al vino questi sentori. Proviamo a degustarlo. Dolce, però dall'altra parte senti ha un'acidità sostenuta, un'acidità, sì. Ripulisce molto bene la bocca e questo consente un riassaggio. L'abbinamento è perfetto, è la risposta italiana al Sauternes e al Tokaji, grandi vini da uve attaccate dalla Botrytis. Cin. A noi, e noi ci vediamo tra poco. Siamo arrivati quindi alla conclusione della puntata con l'orsoincucina.it, l'orso che è Alessandro Licalzi, che ci ha presentato la pasta alla norma e la torta di mandarini, che sicuramente vorrete replicare a casa con ingredienti poi facilissimi da rintracciare. Facilissimi. So che tu sei molto presente con i social. Allora, Instagram, Facebook è il sito, ecco, che è nato in settembre. Instagram tantissimo, diciamo che in questo, sì, momento per i food blogger. Fai vedere come o fai per la i blogger Instagram è quello. Guardatelo, più... Guardate come fa. E mi non si può cucinare. Fare un dolce se non si scatta una fotografia e quindi noi eccola la qua. Scattiamo e la pubblichiamo su Instagram. Eccola qua. E naturalmente noi ti ringraziamo Alessandro, un piccolo, grazie, pensiero per te. Grazie. Che ti possa far ricordare di Ilenia, di me, di tutti i Golders. Cucinerò con questo qui, grazie, addosso. E naturalmente e mi ricorderò di voi. Il nostro non olio. Dimenticarti quest'olio, perché questo è un olio che noi adoriamo ed è ci accompagna dalla prima puntata. Assolutamente sì. Grazie. Un abbraccio a tutti, alla prossima puntata. Ricordatevi di seguire anche noi, presenti su tutti i social. E se vi è piaciuto quello che Alessandro ha proposto, fatecelo sapere, scusate. Un abbraccione, alla prossima. Ciao.